Il Cogesa, azienda pubblica incaricata della raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, è impegnata nel completamento della raccolta differenziata sul territorio. È noto come la differenziata riesca a trasformare i rifiuti in risorse. Ecco la necessità che tutti, azienda, amministratori e cittadini, collaborino a questo obiettivo. L'azienda ha approfittato di un evento, la Fiera Arte Casa, tenuta nella galleria del Centro Acquisti di Nuovo Borgo, per allestire uno stand divulgativo e per la consegna dei mastelli a quegli utenti del servizio che ne erano ancora sprovvisti. Per una corretta informazione agli utenti abbiamo colto l'occasione per intervistare l'amministratore unico del Cogesa, avvocato Vincenzo Margiotta. Abbiamo voluto approfittare in questi giorni dell'affluenza maggiore in questo centro commerciale proprio per sfruttare il passaggio delle persone e quindi contribuire ai numeri della raccolta già positivi da parte degli utenti dei mastelli per la differenziata che partirà sul Mona, come abbiamo già deciso, il 1° gennaio. Riusciamo a coprire tutto il territorio entro breve termine? Riusciremo sicuramente a coprire tutto il territorio, anche perché, ribadisco, i numeri che abbiamo della prima settimana di consegna sono molto positivi, al di sopra di quelle che erano le nostre attese. È attivo a Sulmona il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Un nuovo modo di conferire rifiuti, utilizzando per ognuno di essi appositi contenitori, che vengono ritirati a domicilio nei giorni indicati dall'ecocalendario. Separare rifiuti è un gesto semplice e permette il riciclo dei materiali producendo minore impatto ambientale. I costi di gestione dei rifiuti diminuiscono e il risparmio è visibile anche sulla bolletta dell'utente finale. Con la raccolta differenziata, i rifiuti diventano una risorsa. Cogesa è una società per azioni che però è a totale capitale pubblico, quindi 65 comuni sono formalmente i soci della società. Azienda pubblica, ma certamente importante, anche ampia come estensione, avete circa 200 dipendenti, sono 200 famiglie che si sostengono col lavoro del Cogesa. Occorre impegnarsi per salvare queste persone, per mantenere questi livelli occupazionali. Il nostro impegno non è solo per mantenere questi livelli occupazionali, ma io mi auguro che grazie al lavoro di tutti, soprattutto delle persone che collaborano con me nella gestione, queste famiglie vengano tutelate e tante altre ancora possano trovare soddisfazione lavorando per conto di Cogesa Spa. Avvocato, per concludere, avremo a breve una città pulita e tutti quanti gli utenti si adeguino alle regole che sono state poste? Io penso che in questi mesi abbiamo comunque avuto una città pulita, grazie all'operato di Cogesa, e sono convinto e certo che con la buona volontà da parte di tutti Sulmona sarà sempre più pulita con la partenza della domiciliare.